Editoriale, buonasera ai nostri telespettatori, buon sabato, ultimo appuntamento settimanale con l'informazione di RTA. Durante la seduta del Consiglio Comunale di ieri sera, svoltasi a Palazzo Manara, il vice sindaco Matteo Daffadà, tra le altre cose, ha dato notizia anche di due importanti finanziamenti giunti per mettere in sicurezza una strada e una frana. Con il voto favorevole della maggioranza e quello contrario del gruppo di opposizione, il Consiglio Comunale di Borgo Valditaro ha approvato il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2019, un bilancio che punta soprattutto al mantenimento dei servizi senza aumentare le tariffe. Sì, con l'approvazione del bilancio preventivo 2019 si chiude il lavoro fatto in questi mesi per reperire le risorse appunto per questo nuovo anno. Sicuramente il dato più importante appunto è quello del mantenimento dei servizi a parità di condizioni, a parità di tariffe, quindi è un punto sicuramente a favore di questo bilancio, insieme anche ai continui investimenti che vengono fatti sulla sicurezza stradale e sulla sicurezza idrogeologica. Infatti 300.000 euro circa vengono messe in questo genere di investimento. Sono cose che si vedono meno. Abbiamo effettivamente tantissime strade comunali, circa 200 chilometri, e già da qualche anno si è iniziato questo percorso di stanziamento di una cifra di circa 150-200.000 euro all'anno, che consente pian pianino di rivedere un po' diciamo tutte queste strade. Continuiamo appunto anche negli investimenti appunto con l'illuminazione pubblica, no? E aspettiamo poi quello che è diciamo da qualche anno il momento in cui poi dopo vengono destinati i fondi più cospicui, che è quello appunto degli avanzi d'amministrazione, quindi ci troveremo poi a cavallo del 30 aprile per destinare anche l'avanzo di amministrazione. Una notizia importante di questi giorni è che il Comune di Borgo Taro è riuscito ad avere un finanziamento di circa 1 milione di euro, così suddiviso, 800.000 euro, questo dati anche dalla stampa in questi giorni, 800.000 euro per la messa in sicurezza del Tarodine e circa 200.000 euro a monte di Borgo Taro per la messa in sicurezza della frana che insiste sulla pista ciclabile che va verso il ponte di Scodellino. È un paio d'anni che avevamo chiesto questi finanziamenti e finalmente in questi giorni sono stati accordati, quindi diciamo che con le regole dei piccoli passi, però stiamo pian pianino mettendo a posto un po' tutte quelle criticità che in questi anni ci sono state presentate. Coerentemente con quanto sostenuto anche negli anni precedenti, il gruppo di minoranza ha espresso voto contrario, senza però assumere toni polemici. Nel corso della conferenza stampa di presentazione dei risultati dei dati sull'area di Borgo Taro era presente anche Paola Angelini, responsabile ambiente e salute del Servizio di Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna, alla quale abbiamo chiesto come sono stati impiegati i 60.000 euro stanziati dall'azienda USL in merito alle indagini in ambito sanitario. L'Istituto Superiore di Sanità collabora con noi in una ricerca che dura un anno. Vengono messi sul territorio, anzi sono già stati messi sul territorio, 15 punti di campionamento, e questi punti di campionamento restano attivi a settimane alternate per 7 giorni. Quindi alla fine di un anno di lavori avremo 26 settimane di campionamento, questi punti, forse non l'ho detto, sono 15, e hanno l'obiettivo di rappresentare con una fotografia la qualità dell'aria a Borgo Taro per quelle sostanze che generano preoccupazione nei cittadini, le aldeidi e i composti organici volatili. Avendo 26 settimane di campionamento potremmo vedere come queste misure variano nello spazio, ma anche seguirne l'andamento nel tempo per verificare l'effetto della stagionalità. I dati che mettiamo nella relazione conclusiva, che il Comitato Tecnico Scientifico mette nella relazione conclusiva al 31 dicembre 2018 per la ricerca ISS, sono dati preliminari perché riguardano solo 6 settimane di campionamento. Quindi il lavoro del Comitato Tecnico Scientifico
va avanti anche con la chiusura del tavolo di garanzia? No, diciamo che il lavoro del Comitato Tecnico Scientifico si è concluso perché abbiamo stilato anche il metodo con cui i dati dell'ISS andranno interpretati. Ovviamente l'Istituto Superiore di Sanità, quando ci restituirà la sua relazione conclusiva, terrà conto delle indicazioni ricevute dal CTS in merito al tipo di interpretazione e approfondimento fatto. Legalità, bullismo e cyberbullismo. La Polizia di Stato ha incontrato gli studenti dell'Istituto Comprensivo Manara di Borgotaro. Il commissario capo Federico Mastorci e il sovrintendente Marco Vezzosi della sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni di Parma nell'incontro hanno affrontato diversi argomenti sui fenomeni criminali gravi che avvengono mediante l'uso della rete. Tra gli argomenti trattati il cyberbullismo, il sexting e la sex extortion, ma non solo. Si è parlato anche di come utilizzare in maniera corretta il web e gli strumenti tecnologici connessi alla rete, anche e soprattutto dal punto di vista della propria privacy. I ragazzi sono stati informati sulla gravità delle conseguenze che possono subire le vittime e le ripercussioni nella sfera giuridica dell'autore di condotte criminose e dei suoi familiari. La partecipazione degli studenti e il loro interesse verso questi temi sono stati notevoli. La polizia ha messo in guardia i giovanissimi anche su un altro tema, il rischio proveniente dai giochi online e dall'adescamento sul web. Gli incontri proseguiranno in altri istituti di Parma e soprattutto in provincia, dove l'intervento della Polizia di Stato è già stato richiesto. Manca poco all'inizio della campagna elettorale per il rinnovo delle amministrazioni comunali. Prima di entrare nel periodo della par condicio, ci scrive il primo cittadino di Berceto, Luigi Lucchi, mi permetta, grazie alla sua emittente, di porre una domanda alle tante persone che conoscono questo comune ed il suo sindaco. Sarò riuscito a far comprendere, dando l'esempio in questi 10 anni, che essere sindaco vuol dire volere bene a tutti per davvero e cercare di aiutare tutti? Grazie per lo spazio. Termina Lucchi, penso non sia banale far riflettere ognuno per darsi una risposta. Cambiamo pagina. Al corpo bandistico borgotarese, in collaborazione con il Lions Club di Borgotaro, organizza tra poco alle 21 all'Auditorium Mosconi la Junior Band in concerto, un evento che vedrà l'esibizione dei giovani strumentisti del corpo bandistico borgotarese del complesso bandistico fornovese diretti dal maestro Francesco Zarba. Durante la serata verrà presentata la nuova grancassa orchestrale da concerto che i Lions Club hanno generosamente donato al corpo bandistico di Borgotaro. L'apertura della serata sarà affidata alla formazione degli ancora più giovani allievi della scuola di musica delle due bande. L'ingresso è gratuito e tutta la popolazione è invitata ovviamente a partecipare. Domani invece, a partire dalle 15, presso il Palaraschi, sempre a Borgotaro, si terrà Aiuta chi ti aiuta, una masterclass Zumba. Si tratta di un grande evento di fitness musicale con uno Zumba Education Specialist di grande fama, Luca De Nigro, il quale ha deciso di regalare ai presenti un'ora di puro divertimento. Sarà un pomeriggio dedicato interamente alla solidarietà. Il ricavato infatti sarà donato all'assistenza pubblica di Borgotaro Albareto per l'acquisto di un nuovo mezzo. L'evento nasce per aiutare l'associazione, ma anche per ricordare Angela Bozia, la volontaria della pubblica perita in un incidente ed appassionata di Zumba. All'evento possono partecipare tutti, grandi e piccini. Lancette avanti di un'ora questa notte, torna all'ora regale, potrebbe essere la penultima volta. Alle 2 di questa notte l'orologio va spostato avanti di un'ora, si torna all'ora legale e potrebbe essere la penultima volta che dovremmo spostare le lancette. Nel 2021 ogni Stato europeo infatti potrebbe avere il diritto di decidere il proprio fuso orario. Ricordiamo che gli apparecchi digitali, dagli smartphone ai tablet ai PC, essendo collegati alle reti, si aggiorneranno in modo automatico. Un'ora in meno di sonno, che facilmente può modificare il modo di dormire e spesso causare insonnia, irritabilità e difficoltà di concentrazione per qualche tempo, soprattutto nei più piccoli e negli anziani, oppure nelle persone già predisposte ai disturbi del sonno. Fastidi destinati a durare solo pochi giorni, dato che in compenso l'allungarsi delle ore di luce disponibili durante le giornate stimolano la produzione di serotonina, il cosiddetto ormone della felicità.
Come detto, però, potremmo in un prossimo futuro non avere più questi problemi, visto che il Parlamento europeo ha approvato l'abolizione del passaggio dall'ora solare a quella legale. Gli Stati membri potranno decidere in modo autonomo se mantenere il proprio fuso orario o meno. I paesi dell'UE che decideranno di mantenere l'ora legale dovranno effettuare il cambio dell'ora l'ultima domenica di marzo 2021, mentre quelli che manterranno l'ora solare cambieranno l'ora l'ultima domenica di ottobre, sempre del 2021. La richiesta dei deputati è che venga garantita una coordinazione da parte dei paesi dell'Unione Europea e la Commissione tra gli Stati che manterranno l'ora legale a quelli che terranno l'ora solare, così da non influire sugli equilibri interni. Il laboratorio teatrale Chi è di scena presenta istantanee, ragionamenti semiseri sulla vita. È un libero adattamento con messa in scena di Anna Guzzetta. L'appuntamento è per questa sera alle ore 21 presso la palestra di Via Deledda a Bedonia. Serata CAI Alta Valtaro ieri invece in biblioteca Manara a Borgo Taro. Si è parlato della montagna, dell'Antico e Nuovo Testamento. La montagna è un luogo simbolo per molti episodi delle sacre scritture, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Su una montagna, l'Ararat, si arena l'Arca di Noè dopo il diluvio universale. Su un'altra montagna, il Sinai, Mosè riceve le tavole della legge. E anche nei Vangeli, su una montagna, il Tabor, Gesù fa la trasfigurazione davanti ai discepoli e su un'altra montagna, il Golgota, Gesù muore. Un argomento quindi affascinante che il CAI Alta Valtaro ha deciso di sviscerare in una serata presso la biblioteca Manara. Il CAI Alta Valtaro ha deciso, oltre all'organizzazione di diverse escursioni, di organizzare alcune serate di approfondimento delle tematiche legate alla montagna e all'ambiente. La conversazione di questa sera, la montagna nell'Antico e Nuovo Testamento, nasce dalla curiosità di seguire un sentiero lungo le pagine della Sacra Scrittura e quindi incontriamo alcune montagne che sono diventate dei simboli. Sul Sinai, che è una montagna rocciosa, Dio consegna a Mosè le tavole della legge. Sul monte Ararat, che è una montagna che è alta oltre i 5.000 metri e che è localizzata nella Turchia, si appoggia l'arca sulla cima della stessa montagna. Non dimentichiamo il monte Moria, dove Isacco è al limite di trasformarsi in olocausto. Non dimentichiamo il monte della trasfigurazione, il Tabor, dove Pietro, che è una delle figure anche più care alla devozione, chiede addirittura a Gesù di organizzare come un piccolo camping, di organizzare tre tende in modo tale appunto da rimanere nei pressi del Signore, mentre invece poi dovrà scendere e quindi poi affrontare quelle che sono le fatiche della vita. Non dimentichiamo poi il Golgota. Nella salita di Gesù verso il Golgota, con questo zaino di legno particolare, ecco, vorrei ricordare una figura che io amo molto, il Cireneo. Probabilmente il Cireneo è un montanaro che in qualche modo esce dalla folla,
dalla folla che seguiva forse indifferente la salita di Gesù verso il Calvario e prende sulle sue spalle questo zaino di legno e salendo sale verso la libertà. Quindi non ha un'impostazione teologica questa conversazione, ma è come un percorso che noi facciamo attraverso alcune pagine tra le più belle della Sacra Scrittura. Vorrei centrare il concetto fondamentale. Alla montagna è legata la dimensione della verticalità. Qualcuno mi ha chiesto il perché della mia passione per l'arrampicata e per l'alpinismo, è per me la necessità di uscire in qualche modo da quelli che sono i luoghi che ho intorno a me quotidianamente per trovare una dimensione più alta, anche per forse leggere in un modo più profondo anche il senso della mia vita. Calcio, domani si torna in campo, vediamo le anticipazioni delle gare in programma. Giornata numero 24 in seconda e terza categoria, la Bedoniesi capolista dopo la battuta d'arresto di giovedì cerca di chiudere la pratica vittoria del campionato il più presto possibile, provando a vincere in trasferta sul campo dell'Eri 96, quinto in classifica e miglior attacco della competizione. Scendono in trasferta anche il Terre Alte Berceto contro la Felegarese 1951, terz'ultima in classifica, e la Varanese tra le mura del Torrile San Polo. In seconda categoria il Valgotra, ormai retrocesso, sta già pianificando la prossima stagione. Domani intanto gioca in trasferta contro il Sivizzano. Partita fuori casa anche quella del Compiano, settimo in classifica, contro il Montanara che è quinto e si gioca un posto nei play-off. 26esimo turno in prima categoria e 5 giornate alla conclusione, con il Bardi, penultimo, impegnato sul campo del Vicofertile, 13esimo a pari punti con la Valtarese. La squadra di Setti potrebbe approfittare dello scontro diretto, ma non avrà vita facile in casa contro il forte Terme Monticelli, secondo in classifica e primo antagonista del Sorbolo. In posizione più tranquilla è il Solignano, 32 punti e più 5 sulla zona scontri diretti per la salvezza, va sul campo del Viadana, squadra attualmente in quinta posizione. È domenica 31 marzo, ultimo giorno del mese, avremo sereno poco nuvoloso in serata, transito di nubi alte e stratificate, temperature in lieve aumento 2 gradi, massime intorno ai 21 gradi, venti deboli variabili a regime di brezza. La programmazione di RTA tra poco si apre alle 20.35 con Buche TV, prosegue alle 20.50 con Zona Franca per il ciclo Arturo Cura, alle 22 il telegiornale, 22.30 Balla che ti passa e alle 23.30 Rivediamoli del 1999. Domani alle 20.35 Mille Voci e a seguire alle 23 Rivediamoli sempre del 1999. Per questa sera è tutto, a me non resta che augurarvi una buona domenica, torniamo lunedì, arrivederci.